Gli interventi previsti produrranno effetti anche sui conti pubblici delle amministrazioni locali? Come e per quanto tempo? Certamente perché creando reddito sia le misure compensative che l'attività della centrale crea fonti di tassazione e quindi le stime sono state fatte a partire dalle aliquote odierne della tassazione dei redditi di personali, dei redditi delle famiglie e dei redditi delle imprese. La nostra stima è di circa 30 milioni di euro che rappresentano all'incirca uno 0,3% delle entrate proprie delle amministrazioni locali. Queste maggiori entrate a loro volta potrebbero sfociare in aumento dei servizi che le amministrazioni pubbliche fanno sul territorio, perché sono risorse aggiuntive. Data la situazione, diciamo, deficitaria dei conti delle amministrazioni pubbliche, noi abbiamo stimato che parte di queste maggiori entrate andranno a contribuire al risanamento e al rispetto del patto di stabilità. Quindi in questo modo l'effetto moltiplicativo di tipo classico che si studia quando si fanno le analisi macroeconomiche viene un po' ridotto dal contributo al risanamento delle amministrazioni pubbliche, ma diciamo che nel lungo periodo questo è un bene.